Alessandro Gantini, abbiamo il piacere di ospitarlo, anche l'onore di averlo alla quarta edizione del Castellabate International Film Festival, presente qui per un suo lavoro, un lungometraggio. Parlaci di questo lavoro. Tu all'interno di questo lungometraggio sei anche attore, non sei soltanto il regista. Beh, si tratta dell'Antigone di Sofocle, che avevo già portato in teatro parecchi anni fa, nel 2007, nel 2010, poi nel 2018 ho deciso di farne un film, soprattutto perché vedevo vicino a me gli altri due attori, perché siamo in tre, vedevo gli altri due attori che avevano proprio delle espressioni così intense, così forti, che in teatro insomma andavano bene o male un po' perse, perché ovviamente il teatro non dispone del primissimo piano, dello zoom, insomma di tanti accorgimenti che ha il cinema, tecniche che ha il cinema. E beh, a parte questo, che è una cosa, volevo anche dare più visibilità a questo tipo di lavoro, alla tragedia. Già io ho lavorato molto sulla tragedia. E anche perché era un'operazione particolare, nel senso che al di là della storia dell'Antigone, che evidentemente è la cosa principale, mi interessava anche l'aspetto rituale della tragedia, no? Che è una tragedia, come sappiamo, la tragedia per i greci era un rito sacro, insomma, e volevo tenere vivo questo aspetto del rito, della sacralità, però non ricorrendo a cose insomma inventate, a una ritualità di maniera insomma inventata nelle prove, ma volevo semplicemente ricorrere a un rito che noi tutti conosciamo, che è quello del teatro, praticamente quello che ancora si è conservato intatto. Quindi è una cosa che anche dal riscontro che ho avuto oggi dal pubblico, di ragazzi, quindi proprio persone molto vive, è proprio questo fatto che il rito non è stato qualcosa di appunto pesante, ma è stato come una scarnificazione massima di tutte queste cose, ed è stato di tutte le cose che abitualmente si utilizzano per il rito, fuoco, movimenti ieratici o cose del genere, ma è stato proprio il rito della spontaneità. Infatti mi ha impressionato molto una ragazza che mi ha chiesto: ma come avete fatto a ottenere questa semplicità e questa spontaneità anche nella recitazione? Quindi essere venuto già solo questa frase, a parte il mare di Castellabate e voi che ho incontrato, insomma la natura, eccetera, solo per questa frase ha valso la pena venire qui, perché è un riconoscimento sull'operazione, sulla professionalità degli attori, sulla semplicità, anche la semplicità della recitazione, che alla fine non può essere troppo semplice, perché trattandosi di parole e di versi e di storie incredibilmente straordinari, è necessario pronunciare, insomma, recitare in un certo modo. Credo che sia stato abbastanza, non dico complicato, però comunque c'è stato un grande lavoro dietro questo lungometraggio. Quanto tempo hai impiegato, insomma, per realizzare il tuo film? Guarda, io l'avevo fatto già in teatro, la prima volta l'ho fatto nel 2007, poi l'ho rifatto nel 2011, e la protagonista della prima edizione era la stessa che poi è stata la protagonista del film. E abbiamo girato nel 2018 ed è stato un lavoro molto lungo. Io su di me ho Ecco, infatti ti lavorato. sei autodiretto. Questa Sì. è una cosa che mi ha sempre affascinato. Come si fa a essere registi e poi attori allo stesso tempo? Chi poi magari dice ad Alessandro che non va bene quella scena? Alessandro lo sente, ascolta i suoi colleghi, ha dei riscontri come in questo caso precedenti delle edizioni di teatro, insomma, quindi ci sono delle. E poi è un rischio, in effetti è sempre un rischio, no? Però poi non è che poi io comando, io dirigo, quindi posso essere a mia volta criticato, diretto, consigliato dai miei compagni, insomma, di lavoro, che sono anche loro attori molto bravi, devo dire. E c'era questa
Quello che volevo ottenere era proprio anche dalla recitazione un certo tipo di semplicità di cui ho parlato prima. E quindi io su di me ho lavorato 5 mesi prima, pur sapendo già a memoria tutto, già per appunto averlo fatto 2 volte in teatro, quindi lì è necessario avere una memoria ferrea e averlo replicato poi da tanto tempo. E su di me ho lavorato 5 mesi perché sapevo che una volta sul set non avrei potuto perdere tempo su di me perché o non mi ricordo la battuta o delle incertezze. Quindi su di me ho lavorato 5 mesi e poi sugli altri, cioè dal terzo mese in poi, ho lavorato altri 2 mesi. Forse l'attore più giovane ho lavorato un po' di più perché non aveva fatto mai l'Antigone, mentre Valentina Valsania l'aveva fatto, Andrea Palladino no. E quindi il lavoro è stato enorme, anche perché sapevo che c'è una cosa che noi vediamo nel teatro, no? È che noi cominciamo quando la memoria è appena buona, incerta, abbiamo una certa, sì, bravura, fra virgolette, ma è necessario che se si macina, insomma, se si digerisce l'esperienza, sì. Il mio obiettivo, per esempio, era fare una messa in scena per il film. Ci sono quasi riuscito, ma in modo che tutto fosse provato, riprovato, 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 in modo che sul set non ci fossero problemi e soprattutto che la recitazione fosse efficace, sennò se c'è un'incertezza di memoria o poca preparazione, perde di efficacia il film. No, le riprese sono durate pochissime, perché sono durate 7 giorni. Quindi la preparazione invece è portata più tempo. Sì, sì. Sì. Infatti sono stati 7 giorni appunto perché abbiamo fatto questo lavoro grossissimo con gli attori e siamo arrivati che eravamo proprio rodati, per cui non ci sono state difficoltà o di memoria o di incertezze, ecco. Ritornando invece al Castellabate International Film Festival, che quest'anno insomma ha voluto dare un nuovo taglio a questa rassegna cinematografica e quindi lo scambio interculturale con gli studenti del territorio che studiano lingue, quindi questo faccia a faccia con gli autori che possono interfacciarsi e fare delle domande in lingua, ovviamente, come lo trovi, se ti piace questa formula, insomma? Sì. No, la trovo molto bella. Noi non abbiamo potuto parlare in greco antico, ma ci attrezzeremo. Dobbiamo invitare gli istituti classici, quindi il prossimo anno. Anche lì, insomma, è un po' difficile. Però è stato un... Sì, ho sentito alcuni film in inglese in cui poi gli studenti hanno fatto il dibattito, insomma, con l'autrice, in questo caso, in inglese, quindi c'è tutta una... E oggi, devo dire, io in un certo modo lo sapevo già, perché mi è capitato spesso di farlo con gli studenti. Gli studenti hanno una mente fresca, un cuore puro, una vitalità straordinaria, per cui riescono a cogliere cose eccezionali, come quelle ragazze che citavo prima. Come siete riusciti a ottenere questa semplicità? Per me, dico, solo per questo, e poi altre che erano più o meno su un insegnante che anche, devo dire, mi ha ringraziato per questa cosa, quindi ringrazio a mia volta voi, Gianni Petrizio soprattutto, che ha organizzato, e te che avete organizzato questa manifestazione, perché diciamo c'è stato uno scambio reciproco, ecco, perché io, da come mi hanno testimoniato loro, pare che abbia dato molto con il mio film, ma loro mi hanno restituito, mi hanno dato un riscontro eccezionale, eccezionale veramente. Bene, è bello sentire queste parole. Sì, poi secondo me è un'operazione vincente questa, perché si interessano i giovani ai vari aspetti, perché si passa dalla tragedia greca all'ultima cosa di attualità, come abbiamo visto adesso, era proprio un film contemporaneissimo, come si dice. E cerchiamo di avvicinare quanto più i giovani al cinema, perché adesso con tutte le piattaforme televisive e
anche social, ma come vediamo insomma Netflix, YouTube, insomma tutti questi canali che danno la possibilità di stare comodi a casa e guardarsi queste serie televisive e magari allontanare le persone dal cinema, invece magari attraverso i festival, attraverso insomma si dà uno spirito differente, quindi si cerca di spronare e... Sì, beh, in effetti questo è importante perché si vede, no? Non è che uno può dire andate al cinema, andate a teatro, fate questo, ce li porta e lì sentono che c'è un gusto di andare al cinema, di andare a teatro, di vedere una cosa insieme, proprio questo è fatto insieme, perché poi si vede anche le scolaresche, no? Le classi, diciamo, scolaresche è un termine, cioè entrano, si entusiasmano e probabilmente se ne vanno cambiate, con un atteggiamento cambiato nei confronti del cinema, ma non solo, ma anche della vita probabilmente. Vivono una situazione attiva. Si parte dai giovani cercando insomma di portarli pian piano insomma ad innamorarsi di questo mondo che è poi il cinema. La prima volta a Castellabate? Sì. Come hai trovato questo luogo? Non dico niente perché il silenzio è più eloquente di qualsiasi discorso. E cosa devo dire a chi, insomma, la natura, il sole, adesso a parte che abbiamo avuto delle giornate un po' brutte, ma il mare, questi scogli, anche se sono molti scogli, lo spumeggiare delle onde, l'aria, il vento, poi questa distesa che si vede ogni mattina quando ci si alza già, questo colore azzurro, celeste, veramente... È celeste proprio. Magari fa venire anche la voglia di venire a girare qualcosa qui. Sì, anche perché sono luoghi che si prestano a tutto, si può partire dalla tragedia fino alle cose. Qui siamo ricchi di storia, di cultura, quindi si presta benissimo. I prossimi lavori o il prossimo lavoro di Alessandro Vantini? Beh, io adesso sto girando un film, lo sto finendo anche di scriverlo, però è già tutto girato, diciamo, sto girando alcune scene, ed è un film, un monologo teatrale che avevo fatto di un attore che si interroga sull'interpretazione di Amleto, come se si chiudesse in una stanza, prendesse il testo e recitasse dei monologhi, e si interroga su tutti questi monologhi, è come se fosse proprio nascosto da solo, cioè il pubblico anche a teatro sì, c'era, ma per me è come se non ci fosse, no? È come una concentrazione particolare, creavo un'intimità insomma rispetto al fatto di essere da solo che riflette su questa cosa. E adesso è diventato un film e penso che entro fine ottobre sia finito. Nell'augurarci di poterlo vedere magari il prossimo anno qui a Castellabate o insomma sempre qui in Italia per ammirare il tuo lavoro. Per concludere, Alessandro, un messaggio mi piacerebbe da parte tua a chi seguirà questa intervista, ma in particolare alle persone che amano il cinema e ai giovani magari che si avvicinano a questo mondo, che cosa gli possiamo dire? A quelli che hanno visto, che ho visto oggi, potrei dire continuate, andate, vedete, perché sento che si sono unite anche in due film completamente diversi come quelli che sono stati proiettati stamattina, c'è un riscontro perché suscita l'interesse, quindi di due esperienze molto diverse, di due donne tra l'altro in questo caso, che hanno suscitato una discussione molto accesa, quindi è chiaro che delle persone aperte, pronte, dell'intelligenza pronta, come hanno soprattutto nei licei, nelle scuole, insomma, tutto questo porta a una maggiore consapevolezza, a un maggior livello di coscienza, a interrogarsi sulle questioni, sulle scelte dei personaggi, perché i personaggi fanno delle scelte e queste scelte sono messe in discussione, sono accettate o rifiutate
Quindi è tutto un qualche cosa che mette in movimento anche la responsabilità individuale, nel senso che uno dice, ma io come farei al suo posto, farei così? Quindi si interrogano anche sul proprio ruolo nella vita, alla fine, vedendo il ruolo che i personaggi interpretano nella loro vita, per quanto immaginaria. Quindi è un'esperienza stimolante. Ho visto, devo dire, i ragazzi entusiasti, ma anche gli insegnanti entusiasti. Cioè, questo conta ancora molto, perché loro, gli insegnanti, lo possono vedere meglio di noi, che meglio il cambiamento che hanno i ragazzi. Infatti una professoressa mi dice, ma dovremmo imparare anche noi un po' a recitare, cioè non andare sempre a dire, ma cercare di richiamare, suscitare un interesse attraverso un silenzio, una pausa, una voce più pacata. Diceva così proprio. E quindi anche gli insegnanti chissà sono usciti arricchiti, non lo so. Sicuramente. Noi ti ringraziamo per averci onorato della tua presenza innanzitutto al Castellabate International Film Festival con il tuo lavoro, e speriamo di rivederti presto, sempre presto, qui a Castellabate, e grazie ancora per la tua grazie presenza. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità e per essere stato scelto con il mio film. Grazie. Sono travolto da un destino carico di dolore. E io solo sono la causa di queste sciagure, non potranno ricadere su nessun altro dei mortali, solo su di me. Sì, perché io ti ho ucciso, moglie mia, io vi ho uccisi. Cacciatemi via il più presto, portatemi lontano da qui. Io non sono altro che nulla, nulla, che venga. L'ultima delle disgrazie mi conduca al giorno estremo, che io mai più veda un altro giorno. Portatemi via, e portatemi via quest'uomo folle, folle io, che senza volerlo ho ucciso te, figlio mio, e anche te, moglie mia. Non so più da quale parte guardare, verso quale dei due rivolgermi. Tutto quello che ho fra le mani è solo rovina, e sul mio capo si è abbattuto un destino impossibile da sopportare. Ha 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 ha